Parlare di strategia vuol dire parlare di scelte, di modelli, di strumenti che aiutano le imprese a costruire un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti, quindi essenzialmente a vendere di più o a spuntare margini superiori sulle loro vendite. Oggi per questa lezione introduttiva utilizzeremo un caso. Cos'è un caso? Un caso è un piccolo racconto, una storia che ci presenta una situazione che può servire per applicare, sperimentare concetti, strumenti, modelli discussi nelle lezioni precedenti o come in questo caso per stimolare delle riflessioni che ci aiutino a capire meglio alcuni concetti. Normalmente i casi che usiamo in questo corso sono casi che riguardano imprese. Oggi invece useremo un caso che ci riporta un po' alle origini del concetto di strategia nella teoria bellica. Il caso Robin Hood, uno dei più famosi guerriglieri e ribelli che si ricorda. Proviamo un po' a ricapitolare. Tanti problemi. Come avete detto voi, il cibo comincia a scarseggiare, lo sceriffo si rinforza, i viaggiatori evitano Sherwood, fanno un lungo giro intorno alla foresta sottraendo a Robin e agli allegri compagni una delle principali fonti di entrata. Non ne abbiamo parlato, importante, i baroni ribelli stanno organizzando una cospirazione per liberare Re Riccardo e destituire il principe Giovanni e hanno chiesto a Robin se è interessato a partecipare. Gli allegri compagni sono sempre più numerosi, calo di motivazione, come avete sottolineato, e anche la disciplina e la vigilanza cominciano a calare. Alcuni ribelli sono stati catturati e verranno giustiziati fra un paio di giorni. Ora, da un punto di vista concettuale, ma anche da un punto di vista pratico, non tutti questi problemi sono uguali. Ad esempio, questi problemi che riguardano direttamente il rapporto fra gli allegri compagni e l'ambiente che li circonda, li definiremo problemi strategici. Altri problemi che riguardano più i rapporti interni all'organizzazione li definiremo problemi organizzativi. Ci sono poi alcuni problemi che chiameremo problemi contingenti, operativi, che sono invece problemi di minor conto. Normalmente in un gruppo, ma anche in un'impresa, in un gruppo come quello degli allegri compagni, ma anche in un'impresa, il vertice dell'impresa dovrebbe dedicare tempo e attenzione diversa a questi tipi di problemi. Vediamo un po' di capire meglio cosa vuol dire problemi strategici, affrontare problemi strategici, problemi organizzativi e problemi contingenti. Bocconi Virtual College, enrolling the smartest high school students.